Intanto buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito a partecipare a questo convegno dal titolo così suggestivo e così importante, Il bene è comune, la sua gestione è partecipata, con quei due accenti forti. Mi scuso contemporaneamente di questa mia presenza, ahimè, virtuale, che non è mai, non facilita mai la comunicazione. Preferirei di gran lunga essere lì tra voi e partecipare con voi a questo momento di riflessione collettiva. Io credo che porre l'accento così fortemente sulla dimensione comune, sulla categoria del comune e connetterla con il doppio tema della rappresentanza e della partecipazione, due punti cardini e oggi dolenti della nostra democrazia, sia quanto mai attuale. Credo che non ci sia momento migliore per incentrare il nostro confuso discorso sulla crisi della nostra democrazia, su una questione di diritti e di sostanza. È noto a tutti che la politica ha continuato pervicacemente, testardamente a ignorare questa problematica. La politica, intendo i tradizionali soggetti politici, quelli che monopolizzano lo spazio politico e la sfera della rappresentanza, fino quantomeno al giugno del 2011, quando ha fatto irruzione sulla scena politica e sociale il tema dei beni comuni attraverso la problematica strategica dell'acqua e anche dell'ambiente, del nucleare, e quando 27 milioni di italiani si sono messi testardamente in cammino, con i propri piedi, in direzione ostinata e contraria rispetto a quella che la maggior parte delle forze politiche prevalenti fino a pochi mesi prima avevano sostenuto, e hanno depositato nelle urne un verdetto che a sua volta poi la Corte Costituzionale ha dichiarato immodificabile, anche se poi immediatamente dopo, dalla settimana dopo, hanno incominciato a lavorare per tentare di modificarlo, di annacquarlo, di stravolgerlo, di farne, come sono soliti fare, carta straccia. Il tema della dimensione comune di alcuni beni si è imposto e io credo che questo non sia solo un semplice dato di costume, o un dato di cronaca, o una increspatura sul mare di una politica che appare terribilmente coriacea e insensibile alle domande di mutamento. È stata una rottura, lasciatemelo dire, lo so che il termine è impegnativo, ma una rottura rivoluzionaria. Una rottura rivoluzionaria perché questo irrompere della problematica dei beni comuni ci trasferisce in uno scenario diverso da quello a cui eravamo abituati fino ad allora. Uno scenario diverso non solo rispetto al tempo breve, alla cronaca politica degli anni precedenti e nemmeno dei decenni precedenti. Non si misura nei cicli della prima o della seconda repubblica, è qualcosa che va ben al di là e ci trasferisce su un terreno che sta oltre
a mio avviso, quello che definirei il paradigma politico della modernità. È quel paradigma politico che ha tenuto il campo per 3 o 4 secoli, per tutta la lunga vicenda dello Stato nazionale, dello Stato-nazione, che ha avuto come protagonista l'idea di sovranità, l'idea centrale di potere sovrano, di potere nazionale sovrano, all'interno del quale sta tutta la parabola del capitalismo, dalla sua origine protocapitalistica, paleocapitalistica, dai primi embrioni di rapporto di produzione capitalistico su fino alla esplosione, degenerazione del capitalismo finanziario. Tutto questo lungo arco era incentrato sulla coppia monopolistica e alternative antagonistica Stato-mercato, pubblico-privato, sfera pubblica e proprietà pubblica, sfera privata e proprietà privata, in entrambi i casi proprietà di un soggetto, che il soggetto fosse lo Stato con la S maiuscola, o che il soggetto fosse il privato con la P minuscola, perché sono l'infinita pletora dei proprietari individuali, sempre di proprietà si trattava. Era il lungo ciclo inaugurato da quel fenomeno che Carlo Marx ha indicato come componente essenziale, strategica di quella che ha definito l'accumulazione originaria del capitale, l'enclosure, la recinzione delle terre, la liquidazione della dimensione del comune, quindi del bene comune, del bene utilizzato dalle comunità di villaggio, dalle comunità territoriali, dalle comunità contadine, eccetera, la sua recinzione e la sua riduzione a mezzo economico appropriato da qualcuno, appropriato dai privati in primo luogo, ma tendenzialmente avrebbe potuto essere anche appropriato dal sovrano, dallo Stato, sottratto all'uso comune, sottratto alla sua natura di bene fondamentale per la vita, la sopravvivenza e la sussistenza di una comunità di persone che abitavano un territorio. Il capitalismo è nato lì ed è nata lì la scissione pubblico-privato all'interno di una comune concezione proprietaria dei beni e delle cose. E beh, quello è stato il foro di entrata in un lungo ciclo economico, sociale e politico. Noi oggi siamo all'interno del lungo tunnel che costituisce il foro d'uscita, in cui quelle categorie entrano in crisi, si appannano, non colgono più la complessità di un reale che si sta trasformando, sia sotto la spinta delle trasformazioni tecnologiche, delle trasformazioni sociali, delle trasformazioni economiche, ma soprattutto anche delle trasformazioni culturali, del sistema delle relazioni, del modo con cui le persone si confrontano con la propria esistenza e con le risorse indispensabili per la propria esistenza. Ecco, io credo che la categoria dei beni comuni si collochi esattamente qua. Ne abbiamo un repertorio di definizioni molto, molto ampio, la stessa ricchezza delle definizioni di beni comuni testimonia della loro importanza, del modo con cui entrano a diversi livelli nelle nostre esistenze. Abbiamo la classica definizione data da Stefano Rodotà, data dalla Commissione, che nel 2007 fu istituita e che produsse uno straordinario materiale di sistemazione giuridica del problema e anche una importante proposta di legge.
è che come tutte le importanti proposte di legge è rimasta sul fondo di un cassetto dei diversi gruppi parlamentari, tutti i gruppi parlamentari che si sono succeduti da allora. I beni comuni, così come erano definiti da quella commissione, erano quei beni funzionali all'esercizio di diritti fondamentali, e sentiamo ci sembra di sentire l'eloquio di Stefano Rodotà, quei beni funzionali all'esercizio di diritti fondamentali e al libero sviluppo della personalità, i quali in quanto tali devono essere tutelati e conservati in favore delle generazioni future. Già qui abbiamo un'infinità di elementi che ci qualificano la specificità dei beni comuni. Il loro essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, a cominciare dal diritto all'esistenza delle persone, al diritto a un'esistenza dignitosa delle persone, il diritto alla vita e alla vita dignitosa, della vita arricchita dalla relazionalità, e quindi sono quei beni che hanno un potenziale relazionale, che permettono agli individui di non sopravvivere solo come atomi, ma di costituire una comunità ricca di relazioni. Quei beni che devono essere conservati, è una parola che dà fastidio ai moderni distruttori. C'è un bellissimo saggio di Walter Benjamin che descrive il profilo del distruttore, e sembra vari Renzi, vari governatori, nuovi e vecchi delle nostre regioni e così via, no? Per i quali il termine conservare è impronunciabile anche quando questo si riferisce alla vita, quando questo si riferisce agli aspetti positivi del vivere, questo bisogno, questa furia del dileguare. Bene, sono quei beni che devono essere conservati perché indispensabili per continuare a immaginare una continuità della specie, perché bisogna continuare a poter immaginare delle generazioni future che non siano depredate dalla nostra furia di consumo e di distruzione. Ecco, qui abbiamo una prima definizione, come quella canonica, come quella classica di Elinor Ostrom, un premio Nobel che ha dato una definizione molto, molto ampia, apparentemente molto tecnica, in realtà carica di significati, quando parla a proposito dei beni comuni come di quelle risorse caratterizzate dalla doppia connotazione della esclusività e della rivalità. Della esclusività, cioè quelle risorse dalle quali non può e non deve essere escluso nessuno, quelle risorse che non possono essere appropriate in forma esclusiva da un qualche soggetto, sia esso un soggetto privato, men che meno appunto, ma nemmeno un decisore pubblico, nemmeno una istituzione, perché devono essere accessibili essendo strategicamente importanti per la vita dignitosa, devono essere accessibili a tutti, e nello stesso tempo la rivalità, cioè quei beni il cui consumo da parte di qualcuno provoca una sottrazione agli altri, una distruzione di bene di cui altri pagano poi il prezzo. Ecco, queste sono le caratteristiche. A che cosa ci conducono queste caratteristiche? E perché sono così dirompenti rispetto addirittura a quello che ho definito un paradigma? E quindi il paradigma è un termine impegnativo, quello che ho utilizzato. Paradigma è un
un intero sistema, non è un aspetto di un meccanismo sociale, è il complesso del modello sociale, di un modello sociale plurisecolare, perché questo concetto così definito è così destabilizzante rispetto al paradigma esistente, perché afferma un principio fondamentale, e cioè la non riducibilità a merce di una serie di risorse di cui siamo circondati. La non riducibilità a merce, per usare categorie marxiane, la irriducibilità a valore di scambio di quei beni il cui valore d'uso riguarda direttamente la vita, potremmo dire il bios per certi versi, cioè la sopravvivenza delle persone come specie, la sopravvivenza delle specie, ma qualcosa anche di più, cioè la vita nella sua interezza, nella sua complessità, la vita umana, la vita genericamente umana, la non riducibilità a valore di scambio, cioè a qualcosa a cui viene assegnato un valore e che in quanto tale può essere comprata e venduta, e che in quanto tale può essere appropriata. Appropriata da qualcuno significa che qualcun altro ne viene espropriato. Sono quei beni di cui nessuno può essere espropriato, perché nel momento in cui venisse espropriato di un qualche bene di questo tipo, la sua pienezza di vita ne verrebbe colpita, ne verrebbe lesionata, e tutto ciò non è ammissibile. Non è ammissibile per la nostra sensibilità di ipermoderni, potremmo dire, o di oltremoderni, non usiamo il termine postmoderni che è orribile, ma di chi sta oltre il confine di quella modernità che si è identificata in buona misura col lungo ciclo dell'industrializzazione, della mercatizzazione e infine della finanziarizzazione. Ecco il carattere dirompente del concetto di bene comune, la sua refrattarietà rispetto al processo della mercificazione nel quale oggi siamo immersi. Questa problematica emerge dialetticamente, lo so che la dialettica non gode di buona stampa, ma questo è un classico movimento dialettico, questa reazione, questa concettualizzazione refrattaria alla mercificazione nasce nel punto più alto del processo di mercificazione, nel punto nel quale quello che il tentativo che viene portato avanti, devastante, lo vediamo tutti i giorni, ma è quello della totale mercificazione del mondo. Gian Gallino ha scritto uno splendido libro intitolato Il lavoro non è una merce. L'ha scritto nel momento in cui si tentava di mercificare totalmente la condizione di lavoro, e si tenta tuttora di mercificare tutti i vari Job Act, Jobs Act, se mettiamolo al plurale, vanno nella direzione di una integrale mercificazione del lavoro. Ma non è solo la mercificazione del lavoro, noi stiamo assistendo alla mercificazione attraverso le bioscienze dei fondamenti stessi della vita, sia diciamo nel campo delle colture, nel campo degli OGM, della modificazione del DNA dei prodotti viventi, sia del DNA umano, del genoma umano. Assistiamo a questo processo di sfondamento di tutti i limiti che la debolezza della scienza e la forza delle culture avevano posto al processo di
riduzione a oggetto e a merce della vita. Ecco, proprio nel momento in cui questo avviene, irrompe questa problematica di riappropriazione. Ed è molto interessante il modo con cui diciamo, la riflessione più raffinata ragiona sui beni comuni, perché ragiona alla luce di uno spostamento di asse dall'oggetto al soggetto. La cosa interessante è che i beni comuni non vengono definiti merceologicamente, solo l'acqua o solo l'aria o solo il fiume o solo la costa o solo la fauna marittima e così l'oggetto, ma il concetto di bene comune ha a che fare col soggetto, cioè con l'esistenza di comunità che si attivano e qualificano come beni, che riscrivono il repertorio dei beni comuni, che riscrivono le tassonomie dei beni comuni e le riscrivono a partire da un proprio livello di coscienza, di consapevolezza e, per tornare al titolo di questo convegno, di partecipazione. I beni comuni sono quelli i quali, attraverso forme ampie di partecipazione, si esprime una domanda di riappropriazione che ha al centro la ridefinizione di questi beni come beni strategici per una concezione della vita buona, della vita giusta, di una comunità sana che attraverso questi riesce a realizzarsi e a viversi. E io credo che a questo punto l'ultimo passaggio concettuale che è necessario e utile fare sia quello che lega la problematica partecipativa e comunitaria dei beni comuni al problema della democrazia, delle sue trasformazioni, delle sfide che rischiano di travolgerla e delle risorse che possono rianimarla, diciamo così, o rinvigorirla. Ora, non c'è dubbio che la nostra democrazia sta vivendo una crisi quasi terminale. Commentatori, studiosi, analisti di grande prestigio, io ho una stima molto forte, ad esempio in Ilvo Diamanti, parlano ormai esplicitamente di post-democrazia. In un contesto sociopolitico nel quale la rappresentanza è rapidamente involuta in rappresentazione, in cui la pratica della democrazia rappresentativa è rapidamente degenerata in pratica di democrazia dello spettacolo, quindi della rappresentazione più che della rappresentanza, della rappresentazione teatrale, in cui l'elettorato dà cittadinanza più o meno attiva si è trasformato in platea di spettatori che assistono alla rappresentazione sul palco del teatro da parte di attori ai quali poi riserveranno gli applausi o i fischi, ma dai quali non si sentono rappresentati. Viviamo ormai una forma di democrazia a bassissima intensità, nella quale la percentuale di affluenza alle urne si avvicina pericolosamente al 50%, anche qui in Italia, non solo negli Stati Uniti, non solo nei paesi che hanno anticipato l'Europa su questa deriva. E quindi una democrazia dell'esclusione o dell'auto-esclusione, sono democrazie esauste per certi versi,
delle democrazie dissanguate, nelle quali la circolazione sanguigna è sempre più flebile e nella quale le rappresentanze si trasformano in oligarchie, come tali sono vissute. Possono essere oligarchie odiate o possono essere oligarchie, come dire, consensuali. Possono essere oligarchie aggressive o possono essere oligarchie che praticano l'arte dell'illusionismo. Possono essere oligarchie costituite da illusionisti che usano anche il pugno di ferro, pensiamo in questi giorni al governo Renzi, non è molto, molto diverso da questa immagine, no? Nella quale si alternano gli 80 euro in busta paga e la liquidazione dei senatori scomodi mescolati tra di loro. Ecco, questo è lo stato della nostra democrazia attuale, nel quale non solo il décalage che è stato tipico del secolo che abbiamo alle spalle, il décalage dalla democrazia diretta alla democrazia rappresentativa è un fatto, ma ormai la trasformazione della democrazia rappresentativa in democrazia del pubblico, come è stata definita da un altro grande studioso che è Bernard Manin, democrazia degli spettatori, è ormai un fatto. Ecco, o noi ci rassegniamo a vivere da spettatori di un complesso di poteri che preparano la nostra distruzione, la nostra distruzione ambientale, la nostra distruzione economica, la nostra distruzione come classi sociali, per certi versi anche la nostra inconsistenza come individui, la moltiplicazione delle forme di precariato e un'aggressione alla personalità stessa delle persone. Non dimentichiamoci dello splendido libro di Richard Sennett, la corrosione del carattere, la corrosione della personalità, il titolo in italiano era L'uomo flessibile, ma il titolo in inglese era The Corrosion of the Character, la corrosione della personalità, in cui l'individuo non è più in grado di rispondere chi è. Ecco, dentro questo processo in cui si mescola declino economico e degrado antropologico, o noi continuiamo a rimanere spettatori passivi, o noi innestiamo un'altra marcia, o noi facciamo una mossa del cavallo, o noi ci spostiamo in un altro universo di senso, che è quello di cui parlavo prima, dietro la linea d'ombra della lunga fine di un modello economico e sociale, e incominciamo a praticare un'alternativa, l'alternativa dei beni comuni è un'alternativa praticabile a partire dal qui ed ora, praticabile a partire dalla materialità delle nostre vite, delle nostre relazioni, con la possibilità di presidiare le nostre risorse direttamente senza dover delegare o rinviare a qualcuno, la partecipazione appunto, la partecipazione che sostituisce la rappresentanza degradata rappresentazione. Io credo che questo sia il percorso virtuoso che non sta in un futuro indefinito, che sta a cavallo tra il nostro presente e il nostro futuro, che è esattamente la chiave che apre quel muro che chiude il nostro orizzonte e ci permette di continuare a sperare.